Saverio Berlinzani, Save Forex. Ciao Saverio, ben trovato, ciao, buon inizio buon settimana. a tutti. Allora, come ho fatto anche con gli altri ospiti, ti chiedo che cosa, come valuti la seduta di oggi, se si tratta di un rimbalzo diciamo isolato o se le sensazioni che abbiamo, i numeri quantomeno, i valori visti venerdì possono essere un punto di partenza per una correzione, non so quanto fisiologica, a fronte di un anno e oltre di guadagni anche piuttosto importanti dovuti a insomma quello che sta accadendo appunto sulla stretta attualità, ma anche sul bisogno effettivo del mercato di trovare un rallentamento, insomma un tentativo di ripresa di ossigeno dopo una corsa lunga durata sostanzialmente da aprile 2020. Saverio. Ma allora, non possiamo ancora dire se questo movimento di oggi sia un movimento correttivo di un movimento più ampio strutturalmente di ribasso iniziato la settimana scorsa, oppure se il movimento di ribasso iniziato la settimana scorsa sia di fatto solo una correzione di un più grande, più importante movimento di rialzo strutturale che c'è stato, diciamo, fino a 4-5 sedute or sono. La situazione è abbastanza complessa, nel senso che per quel che riguarda la variante Omicron del Covid-19 non possiamo sapere ancora nulla, ci vorranno circa 2 settimane per capire se sostanzialmente se la proteina Spike è capace di eludere gli anticorpi oppure no di questa nuova mutazione del virus, e quindi il mercato è in attesa di notizie. Certamente c'è tensione, questo è abbastanza chiaro. La tensione però bisogna vedere se si esplica poi in un movimento che sarà strutturale o meno. Lo vedremo anche nei giorni a venire, quando ai primi tentativi di rottura delle resistenze dei mercati azionari al rialzo, lì vedremo veramente se la mancanza, diciamo, della benzina che è stata spinta fino al mese scorso con l'inizio del tapering potrà causare, diciamo, una discesa strutturale dei mercati azionari, cosa che ancora non sappiamo. Però è in atto il tapering, quindi un drenaggio di liquidità da parte delle banche centrali c'è, e vedremo se questo andrà a influire sui prezzi dei mercati azionari. Nel mercato dei cambi abbiamo assistito a il ritorno del valuto rifugio, dollaro yen in modo particolare, che però sta correggendo, e lo stesso euro dollaro che ha corretto 150 punti. Quindi la sostanza è che i mercati sono correlati, aspettiamo qualche giorno per capire se questo movimento è una correzione di un ribasso oppure si tratta del reinizio di un rialzo strutturale di più lungo periodo. Non lo sappiamo ancora, ma presto lo sapremo. Eh sì, ci sono ancora alcune domande a cui bisogna rispondere, come ha detto Saverio, insomma serve ancora un po' di tempo, è più diffusiva della variante dominante, la Delta, la Omicron di cui parliamo, come sembrerebbe dalle primissime informazioni, induce una malattia più severa, i vaccinati del ceppo Wuhan sono comunque protetti da malattia severa, insomma sintomi lievi moderati e infezione, e la terza dose è protettiva effettivamente nei confronti di questa variante Omicron, sì o no? Sono tante le domande a cui non noi, ovviamente, la scienza dovrà cercare di rispondere, e insomma il mercato ha dato qualche segnale interessante. A partire anche da, come dicevi tu, insomma, le valute di rifugio si sono mosse in maniera sicuramente vivace, più vivace del solito. Hai citato lo yen, ma citerei anche il franco svizzero, insomma, nel cambio con il dollaro ha registrato un guadagno sicuramente importante. Parlo di venerdì, cioè abbiamo visto un meno 1,34% nel cambio dollaro-franco svizzero, e oggi siamo un rimbalzino molto timido, più 0,16. In questo caso ti chiedo, insomma, se c'è stato più movimento appunto nei confronti della valuta elvetica, o se c'è stato soprattutto una vendita di dollari, e di spiegarci un po', insomma, questo movimento che sicuramente all'apparenza sembra ok, corriamo a uno dei beni rifugio per eccellenza, il franco svizzero. No, la correlazione in questo momento è dollaro centrica, nel senso che il dollaro ha perso contro tutto e tutti tranne che contro Canada. Ma le ragioni sono legate ad un prezzo del petrolio che da 85 aveva fatto 68 venerdì sera, quindi il Canada si è indebolito su dollaro in ragione del crollo del prezzo del petrolio, mentre tutte le altre valute hanno visto un dollaro scendere in maniera strutturale, eccetto le oceaniche, perché le oceaniche anche loro rappresentano una valuta da investimento rispetto al dollaro americano,
Quindi tra oceanica e dollaro americano si è rafforzato il dollaro in quanto valuta rifugio nel confronto tra Australia e dollaro americano, tra Nuova Zelanda e dollaro americano. Mentre tutti gli altri dollari, sterlina dollaro, Australia euro dollaro, lo stesso dollaro franco, euro dollaro si è mosso reciproco come dollaro franco, hanno fatto circa l'1,5% di salita l'euro e l'1,40% di discesa il dollaro franco, quindi siamo lì a livello percentuale. La valuta rifugio per eccellenza che ha fatto il 2,2-2,3% è stato lo yen, che è sceso, dollaro yen, in maniera abbastanza impulsiva e ha fatto anche 113. Poi dopo da lì 113 e 112,95, da lì si è tornati su quasi 80 punti e ora bisognerà capire se torneremo a rompere al rialzo i massimi a 115,5 e quindi vedremo questa fase di rialzo fin dove andrà. E io proverò dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, qualche posizione di risk off la prenderò e proverò a shortare dollari yen con uno stop rigido al di sopra di 115,5. Questo mi sembra pacifico. Detto questo, stiamo in attesa perché qui l'incertezza è tanta. Io credo tutto sommato che alla fine potremo anche finire l'anno con il rally di Natale, perché alla fine questa variante della pandemia secondo me sarà come le altre. Non credo che possa scatenarsi l'inferno con questa nuova variante, però è una mia impressione personale e quindi aspetterei gli scienziati e quindi la scienza prima di dare dei giudizi definitivi. E ovviamente anche la politica, perché poi, come ricordiamo sempre, insomma, non è che se la variante Omicron si rivela più potente delle altre allora moriamo tutti se non ci vacciniamo. Più semplicemente, se la vaccinazione non prosegue secondo gli standard della politica, potremmo imbatterci in nuovi lockdown, che rappresenta comunque una scelta che arriva dai governi, per quanto siano comunque coadiuvati dalla classe scientifica. Saverio, io vedo oggi che c'è forte volatilità sull'euro, soprattutto al ribasso, non solo con il dollaro, ma anche con il dollaro canadese, con il dollaro australiano. Partiamo magari dal cambio euro-dollaro, che venerdì aveva raggiunto nuovamente area 1,13 per i motivi che hai detto tu, insomma, essendo tutto dollaro centrico, l'euro ha trovato nuove posizioni sopra, abbandonando 1,12, ma adesso si ritrova nuovamente in area 1,12, oggi peraltro diversi dati macroeconomici che riguardano l'eurozona, più sulla fiducia nei confronti dei servizi del manifatturiero, dei consumatori, che su dati effettivi che riguardano l'economia dell'eurozona. E allora, ripartendo da qui, proviamo a fare una fotografia anche sulla moneta unica. Ma l'euro era sceso in precedenza le settimane scorse, mentre le oceaniche tenevano, la sterlina teneva di più, poi l'euro si è fermato, ha fatto 1,1185, da lì era rimbalzato, ha fatto 150 punti di rialzo, mentre le oceaniche dovevano recuperare il terreno che non avevano perso e lo hanno perso in questi giorni mentre l'euro teneva. Quindi cross Euro-Australia, Euro-Nuova Zelanda, che io ho sempre detto, te ricorderai, che sono valute risk-off, cioè salgono, l'euro sale contro Nuova Zelanda e contro Australia quando c'è tensione sui mercati. Loro avevano anticipato, sì. Già 2-3 giorni fa in area 1,60 io avevo visto qualche rimbalzo di Euro-Nuova Zelanda, dicevo qua sta per partire qualcosa, e adesso vale 1,6570, ha fatto 570 pips, che in termini percentuali non saranno molti perché sono un 3-3,5%, ma è sicuramente più anche del movimento del dollaro yen. Quindi la sostanza è che l'euro si è fermato e ha recuperato qualcosa. La ragione del recupero è data dal fatto che c'erano enormi posizioni short sul mercato che andavano anche un po' ridotte e chiuse. Gli institutional sono short euro, rimangono short euro, però attenzione perché l'aumento del risk off farebbe sicuramente schizzare al rialzo la moneta unica, che è una valuta rifugio per eccellenza nei confronti del dollaro, proprio per le aspettative sui tassi di interesse. Lagarde e i rappresentanti della BCE ancora oggi hanno ribadito che nel 2022 non verranno toccati i tassi e quindi la valuta rifugio per eccellenza in questo momento assieme allo yen diventa proprio la moneta unica, e questo permette nei momenti di tensione alla moneta unica di apprezzarsi un po' contro tutto. Questo è il movimento degli ultimi giorni. Vedremo se in questo ribasso che c'è stato nelle ultime ore dopo il test di 1,13,30 visto venerdì sera e apertura in gap a 1,12,95, quindi in gap ribassista, ora siamo a 1,12,65, sta tenendo i supporti in area 1,12,5, se riesce a tenerli secondo me si fa un altro leg up, cioè un altro movimento rialzista anche fino a 1,13,70, 1,13,80. Poi da lì vedremo. Certamente adesso l'euro-dollaro naturalmente è diventato un sell on rallies, perché? Cioè una vendita su ogni rialzo. Perché? Perché le aspettative sui tassi americani sono di possibile rialzo e magari anche di anticipo di rialzo dei tassi di interesse, mentre il resto invece l'euro sull'euro si rimane al palo. Ora attenzione, perché è uscita l'inflazione in Germania oggi, l'inflazione in Germania
sul prezzo armonizzato, sull'indice dei prezzi armonizzati è uscita a 6,2%, mentre il dato normale è comunque 5,4%. Cioè stiamo parlando di un'inflazione che in Germania è importante, quasi come quella americana, e però sappiamo che l'Europa in questo momento deve fare gli interessi dei paesi più fragili, tra cui l'Europa, tra cui l'Italia, ma anche una Francia nella quale, diciamo, l'inflazione adesso è forse la più bassa in tutta tra le 3-4 grandi potenze del vecchio continente, è la più bassa di tutti, siamo al 2,5%, quindi siamo vicino ai target fissati dalla BCE. Vedremo, io credo che l'euro rimanga comunque al di sopra di certi supporti, almeno per il momento, e fino a quando non dovesse tornare il risk on prepotente, non credo che l'euro possa mollare più di tanto. L'indice Fear and Greed, e qui chiudo, da 65 era passato a 30, adesso sta navigando in area 39,40, quindi sta tornando leggermente a rialzo. Inflazione in Francia 2,6%, mentre in Germania, come ricordava giustamente Saverio, è uscito nel pomeriggio, noi abbiamo dato il dato alle 14.30, effettivamente quello, l'inflazione basta 5,2, ma poi c'è anche l'inflazione core, senza insomma gli indicatori più volatili, siamo saliti oltre il 6% con un'attesa del 5,5 e il dato precedente su base annuale a 4,6%. Sicuramente dati da tenere presente anche per il futuro. Ti chiedo anche, Saverio, un parere sulla sterlina, perché per tutta la giornata di oggi ha tenuto 1,33 come valore, anche come soglia psicologica, come supporto, 1,33 tondo tondo, adesso sta testando proprio questo valore, siamo leggermente al di sotto di 1,33, nulla di nuovo, sia chiaro, siamo ancora in fase ribassista, però è una fase che dal 19 novembre in poi ha accelerato ulteriormente al ribasso fino appunto a questa soglia di 1,33. Guarda, io sulla sterlina osserverei con attenzione euro sterlina. Allora, io sono euro sterlina, sì. Euro sterlina, a me sembra che si possa anche girare al rialzo. Sta facendo dei minimi inferiori, è vero, ma con tentativi di rialzo impulsivi. Se dovessimo rompere l'area di 85,5, 85,60, secondo me si sale tranquillamente a 87, quindi questo porterebbe o schizza l'euro dollaro al rialzo e allora sarebbe giustificato una sterlina dollaro magari ferma o stabile con un euro dollaro che sale, a quel punto l'euro sterlina sale e va sui target. Siccome sono io, rimango rialzista su euro sterlina nel medio termine, o l'euro dollaro, appunto, dicevo, sale e la sterlina rimane stabile, oppure se l'euro dollaro rimane stabile la sterlina deve scendere contro dollaro. Quindi mi aspetterei una sterlina o stabile o comunque abbastanza debole nelle prossime settimane. Fino adesso era stata più forte dell'euro per il fatto che ci si aspettava che la banca centrale inglese, bene o male, facesse un rialzo preventivo dei tassi, e invece ci si rende conto che molto probabilmente andrebbe a intaccare quella che è la congiuntura macroeconomica e andrebbe a come dire, inficiare quello che è stato il recupero del 2021. Quindi l'attenzione, secondo me, è rivolta proprio a queste aspettative che prima erano di rialzo, adesso sono un po' scemate, e questa è la ragione principale, a mio modo di vedere, della debolezza temporanea e di breve termine della sterlina. Però attenzione, per me si rimane comunque in una fase di accumulazione a minimi crescenti nel medio periodo, fino a quando non rompiamo, secondo me, l'area di 1,29, 1,28 e tre quarti, quindi siamo ben lontani. Quindi ancora si può provare a comprare sterline sugli eccessi per vedere dei rimbalzi. Non è ancora un trend rialzista, non è neanche un trend ribassista impulsivo, perché siamo all'interno di una fascia di congestione che deriva da una ripresa che c'è stata nel 2020 da 1,14 fino addirittura a 1,42, e un ritorno che non sappiamo dove potrà andare, ma io mi aspetto che tenga sopra 1,30 e da lì possa ripartire lentamente la risalita della moneta britannica. Ma per ora, in questa fase, in questa circostanza, vedo ancora un po' di ribassi nel breve termine. Non possiamo non spendere due parole anche sul dollaro canadese, caro Saverio, perché, come hai ricordato tu in avvio di collegamento, è, diciamo, la moneta che ha sofferto, è tra le valute che ha sofferto di più la seduta di venerdì, perché il petrolio è scivolato di oltre 10 punti, di oltre 10 dollari al ribasso durante durante le contrattazioni appunto di venerdì.
scorso. E oggi ovviamente siamo davanti, adesso vado anche a recuperarlo, mi sono un attimo perso tra gli altri cambi, eccolo qua, siamo a 1,2786, questo è un grafico settimanale, andiamo sul daily per cercare di capire insomma cosa può accadere anche in virtù del rimbalzo del petrolio che sta avvenendo oggi e anche dei dati macro che sono stati pubblicati in giornata sul Canada, in particolare l'indice dei prezzi delle materie prime e dei prezzi dei prodotti industriali, insomma l'indice dei prezzi è un'altra, diciamo, inflazione tra virgolette, comunque abbastanza seguita dalle banche centrali e non soltanto. Saverio. Ma allora, se andiamo a vedere gli ultimi mesi, Dollar Canada ha fatto un minimo in area 1,19, lo sappiamo, vi ricordate negli anni, nei mesi di maggio, eccolo, poi si è saliti, sì, a 1,29, da lì è stornato e ha fatto un minimo a 1,23. Da 1,23 siamo saliti e adesso stiamo tornando verso il doppio massimo a 1,29. Se rompe con 1,29, 1,29,20, 1,29,5, tutta quell'area, a mio modo di vedere parte un trend di nuovo rialzista per 1,33, 1,34, il che significherebbe un petrolio che scende per qualche ragione. Allora potremmo aspettarci del risk off. Se ci fosse il risk off, le materie prime scendono perché ci sarebbero nuove restrizioni, nuovi lockdown e sicuramente ci sarebbe una richiesta inferiore di materie prime, e questo appare evidente. Con il ritorno del petrolio potrebbe tornare anche a $50, perché no? A quel punto è chiaro che il Canada è messo sotto pressione e il dollaro canadese contro dollaro americano potrebbe, dollaro Canada, quindi dollaro americano a numeratore, dollaro canadese a denominatore, potremmo salire nuovamente anche in area 1,34-1,35, ma l'area cruciale è 1,29,5. Finché non rompe quell'area lì, siamo ancora in una fase di ribasso, anche se a minimi crescenti e massimi uguali, perché andremo a testare proprio il doppio massimo visto recentemente. Io mi aspetto la rottura al rialzo e credo che tutto sommato il dollaro Canada tornerà ad essere, come dire, navigare in area 1,34-1,35, perché mi aspetto un periodo di risk off, soprattutto quando il tapering americano toglierà benzina strutturale alle borse americane. Quindi questo, secondo me, è la mia opinione di medio termine. Quando insomma il tapering diventerà effettivo e magari poi ci saranno anche i primi cambi a livello di tassi di interesse, questo 1,34 che segnalava Saverio, questo è 1,33,5 in realtà, 1,34 è più in questa posizione, laddove aveva già lavorato a livello di resistenza in quest'area nel 2019 e dove potremmo appunto rivedere il prezzo al momento, che oscilla tra l'1,20 e 1,19 raggiunto a maggio 2021, come diceva Saverio, e l'1,29, 1,30 raggiunto coi massimi di agosto 2021. Ci stiamo muovendo all'interno di questo trading range di lateralità rialzista, diciamo così. 16,56, Saverio, grazie per essere stato qui con noi, grazie per le tue analisi. Alla prossima, buon pomeriggio. Arrivederci, grazie.